Enrico Di Palma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Livio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per averci contattato. Ma non c'è problema, perché questo a noi piace, quindi laddove c'è poesia e soprattutto dove c'è poesia veramente in una maniera così particolare il Poetry Slam a noi piace molto. Però prima di entrare a raccontare quello che succederà ad Alba, ecco, che cos'è il Poetry Slam, Enrico Di Nardo, Di Palma? Allora, il Poetry Slam è una forma, diciamo, di competizione, una specie di torneo, potremmo definirlo proprio un torneo, di poesia performata, quindi di poesia recitata. È una forma che è nata negli Stati Uniti qualche decennio fa e che si è diffusa poi recentemente anche da noi, soprattutto in Europa c'è una scena molto vivace, e in Italia negli ultimi anni, grazie alla LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam, si è diffusa ed è arrivata un po' ovunque. Dall'anno scorso, come giustamente dicevi tu, anche ad Alba. Noi insomma siamo stati ben contenti di portare qui ad Alba questa forma di torneo poetico, ecco. Ecco, un torneo poetico, quindi non è quelle cose dedicate alla poesia molto paludate, stucchevoli, anche molto noiose, perché diciamolo e riconosciamolo che a volte gli incontri dedicati alla poesia hanno questo, no? Ed è una brutta cosa. Invece qui, in una maniera molto disincantata, chi non ha mai assistito a un Poetry Slam lo deve fare, perché è tutto il contrario di quello che si pensa, nel senso che qui c'è veramente una cosa molto estemporanea, il pubblico è protagonista più ancora del poeta stesso. Esatto, il pubblico è protagonista perché sostanzialmente vota, la giuria è popolare e si crea un clima grazie anche agli MC, che sono questa figura di conduttori, che è un'espressione un po' mutuata dal mondo delle battaglie del rap, da cui forse un po' nasce questa forma di intrattenimento. Il pubblico è molto coinvolto e vota, giudica, quindi sono spesso più le reazioni del pubblico piuttosto che quelle dei poeti a essere il lato ludico e divertente della cosa. Anche la forma di poesia deve essere una poesia che in 3 minuti conquista il pubblico, quindi qualcosa di molto lontano da quello che ci aspettiamo noi, da quello a cui siamo abituati forse dalla poesia sui libri di scuola. Quindi è una forma di poesia che io consiglio a tutti per avvicinarsi anche soltanto al mondo della poesia, ma più che tutto per passare una serata divertendosi, perché questo è proprio lo scopo centrale del Poetry Slam. Non si giudica la qualità della poesia, o meglio, si fa anche quello, ma si giudica il modo in cui questa poesia può coinvolgere il pubblico e può divertire in ultima istanza. Quindi sicuramente hai ragione tu quando dici che è molto lontana dalle forme un po' più paludate, un po' tradizionali della poesia. Quindi si vota, solo per capire, Enrico Di Palma, sì. Si vota più che il testo, la performance. Esattamente, si vota la performance, funziona più o meno così, lo spiego brevemente perché magari chi non ha mai assistito può avere qualche difficoltà a capire in che modo questo avvenga. Ci sono dei round, stasera per esempio si sfideranno ad Alba 6 poeti, a ogni poeta vengono dati 3 minuti di tempo e ci sono soltanto 3 regole. La prima regola è che si possono declamare solo poesie scritte di proprio pugno, la seconda è che si hanno solo appunto 3 minuti di tempo e non si può sforare, e la terza regola è che non sono permessi oggetti di scena, musiche di accompagnamento, soltanto la voce e il proprio corpo. Per cui in questi 3 minuti il poeta si esibisce in una sua performance. Al termine di questi 3 minuti una giuria scelta casualmente fra il pubblico, che viene cambiato ogni round, questo anche per permettere insomma un'equità di fondo nel giudizio, darà un voto da 1 a 10, si farà la somma di questi voti e insomma vanno avanti solo i migliori, e quindi si vota veramente la performance più che il singolo testo. Non vengono letti ma appunto recitati. Quindi questa sera tutto questo succederà ad Alba in provincia di Cuneo al centro giovani H-Zone. Tutti ormai sono già iscritti oppure c'è la possibilità di qualcuno che potrebbe dire perché no, vado anch'io? Allora, questa serata sono già tutti iscritti, ma abbiamo in programma un secondo round del nostro torneo che si terrà ad aprile. Consultate la nostra pagina Chiamatemi Ismaele su Facebook, che è il nome del collettivo a cui appartengo, che sta organizzando questi Poetry Slam, per avere più informazioni a riguardo, e potete per aprile ancora iscrivervi. Quindi ci sono altre occasioni per partecipare. Ci tengo solo a ricordare che chi vincerà il nostro torneo si qualificherà per le finali regionali che si svolgono a Torino, alla Casa del Quartiere, organizzate dagli amici di Attimpuri Poetry Slam, per cui si può arrivare alle finali nazionali e anche europee partecipando con noi. E quindi c'è un grande spazio. Io veramente, esatto, sono molto invidioso di una cosa. Io coltivo il senso dell'invidia e lo dico quando c'è. Per esempio, chiamarsi questo collettivo Chiamatemi Ismaele, ma avete avuto un'idea bellissima. Io veramente, perché non è venuta a me? Ma è proprio bella. Quindi siamo molto contenti che arrivi il messaggio, la citazione, che qualcuno spesso, magari i lettori un po' meno arrischiati,
collegano subito al mondo biblico, ma vedo che tu hai colto, dietro c'è tutt'altro, certo. C'è uno spirito molto più avventuroso e aperto di quello che potrebbe essere un collettivo letterario normalmente. Di grande avventura e di grande apertura, quindi Alba Poetry Slam, ma Enrico Di Palma scrive poesie? Sì, sono anch'io un autore, anche se devo dire la verità, io appartengo proprio a quel gruppo di paludati e vecchiacci quando divento scrittore, faccio cose molto tradizionali, però forse proprio per quello, per compensare la mia indole classicheggiante nella scrittura, poi organizzo cose che vanno in tutt'altra direzione come il Poetry Slam, quindi allora, ce n'è per tutti i gusti E allora se Enrico Di Palma scrive poesie, una poesia la ricorderà per farci ascoltare il senso delle sue parole. Una poesia mia in questo momento purtroppo non me la ricordo, ti posso ricordare il titolo del mio ultimo libro, che in effetti è anche un mio verso, che ha dietro forse anche un significato, non so se i nostri ascoltatori avranno voglia di provare a indovinare. Questo verso è: gli dèi muoiono di fame. Gli dèi muoiono di fame è il titolo del libro, e non solo il titolo del libro, esatto, di Enrico Di Palma. A questo punto mettiamo una virgola a questa conversazione, quindi andremo a raccontare prossimamente il libro di Enrico Di Palma e le sue poesie. Ma c'è una poesia invece che ogni tanto, un verso, no? Ogni tanto torna come una canzone, ogni tanto uno si fischietta, canta. Ecco, qual è un verso per Enrico Di Palma che, non dico fa compagnia, ma ogni tanto ritorna? Allora, c'è un verso a cui sono molto legato, che in una poesia di Eugenio Montale, che è un poeta a me carissimo, e proprio per questo capirei quindi che il mio stile ha qualcosa di antico, di classicheggiante, ed è un verso della poesia Casa sul mare, che recita: forse solo chi vuole si infinita, che è un verso che, come dire, ogni tanto mi torna alla mente anche quando non ci penso. È uno di quei versi che ti entrano in testa, non si è mai capito bene, io non ho mai capito bene cosa si volesse dire con questo verso, ma forse proprio per questo ogni tanto me lo ripeto e mi risuona in testa. Forse solo chi vuole si infinita, e questo verbo infinitare, questa parola nuova, ha detto prima classico, ma Eugenio Montale è un classico, sì, ma ha molto da insegnare, molto moderno, molto contemporaneo comunque. Grazie ancora Enrico Di Palma, l'appuntamento questa sera alla Casona d'Alba alle ore 21 con il primo appuntamento di Alba Poetry Slam. Grazie, buona continuazione con le poesie. Grazie Livio, grazie agli ascoltatori, a presto, alla prossima.